Poi leggo dei direct che sono veramente raccapriccianti, ma non siamo qui per leggere i direct, ma per rispondere a questo quiz. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jumpy Tech. Lo so, porco due, la sedia sbloccata. Lo so ragazzi, già state scrivendo nei commenti. Mi sono ricordato che io ho qua il cuscino col logo delle Illuminati Crew. Cioè, guardate che bello. Non la faccio vedere mai. Ragazzi, so che già nei commenti state scrivendo: dov'è la maglietta gialla? Dov'è la maglietta gialla? Ragazzi, la maglietta gialla ha fatto una brutta fine. Non si è rotta, è lievemente scolorita. Il perché lo capirete nel video di domani. Nel video di domani che vedrete alle 15. Quindi mi raccomando ragazzi, non scordate. Quindi ragazzi, mi raccomando, non scordatevi di mettere le sveglie e andare a guardare il video di domani, che sarà un video molto, 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 molto particolare. Vi faccio un piccolo spoiler, vi faccio solamente vedere quello che è successo. È successo questo, ragazzi. Cioè, non vi spoilerò più niente. Quindi mi raccomando, andate domani nel video che uscirà, perché scoprirete che fine ha fatto la maglietta gialla. Però non vi preoccupate, non temete che da martedì in poi già riavrò la mia maglietta gialla scolorita, ma riavrò la maglietta gialla. Quindi per oggi, maglietta arancione. Ragazzi, comunque la maglietta gialla non la vedrete, non la vedrete mai più, probabilmente. Fatta la premessa sulla maglietta gialla, è praticamente già sterminati tutti quelli nei commenti che scriveranno che fine ha fatto la maglietta gialla. Apposta, avete avuto la vostra risposta all'inizio. Siamo oggi tornati con un nuovo quiz. I quiz ogni tanto ci stanno, un video domenicale un po' più sciallo. E questo è un quiz molto particolare, perché non dovremmo rispondere, cioè sì, dobbiamo rispondere ovviamente, ma dobbiamo confrontare due loghi. E capire quale è originale e quale non, vedendo delle piccolissime differenze. Iniziamo subito. Per esempio, quale di questo è il logo BMW reale? Apparentemente non cambia un cazzo, ma in realtà cambia la forma dell'elica. Sono praticamente invertiti il colore blu. Non ho idea di quale sia quello originale in realtà, sapete? Perché non mi vado mai ad applicare a questo piccolo dettaglio. Murri potrebbe saperlo, però provo a sinistra. Grandioso, ho indovinato. Il logo di Starbucks, ragazzi, cosa cambia qui? Ah, cambia la stella. Non ho idea di quale sia quello reale, ma proverò a dire sempre quello di sinistra. Incredibile, ragazzi, nonostante io sia andato davvero poche volte da Starbucks. In realtà quando ero a Los Angeles, sempre colazione da Starbucks, che avevano quel coso alla cannella troppo buono. Cavolo, ragazzi, ne voglio uno adesso. Starbucks, per favore, apri in Italia solo per i dolci, non per il caffè perché fa schifo. Comunque, ho anche indovinato il logo di Starbucks. Ce ne sono 15. Questo è della Pirelli. Ah, no, della Shell. La Shell. Ho assolutamente quello di sinistra, ragazzi. Ma proprio senza ombra di dubbio. Che è sto logo de merda? Assolutamente. Qual è quello della Apple? Cioè, ma mi puoi fare questi jokes? Ma mi puoi fare queste immagini e questi confronti? Cioè, praticamente la mela specchiata. Quella di destra, ovviamente. Ok, questo è il Burger King particolare, perché qui ha questo artiglio a destra e qui ha questo artiglio a sinistra. Non so quale sia quello reale, però. Però sapete cosa c'è? Questo dettaglio qui, che la R è coperta dall'artiglio blu, non mi convince. Quindi presuppongo sia quello di destra, perché la K sale sul colore. No! Era quello di sinistra! Ma veramente? Ah, ma lol ragazzi, cioè praticamente mi sono lasciato fottere. Io avevo indovinato, ma praticamente se vedete qui ci sono le opzioni al contrario. Cioè sinistra è messo a destra, cioè praticamente qua, e destra è messo a sinistra. Quindi avevo risposto giusto, solo che non ho letto le opzioni. Brutto pirla che non sono altro, perché il logo è giusto, quello che avevo detto io. Le mie osservazioni erano corrette. Vaffanculo al quiz. Cioè, ma guarda che c'è qua, mi ha invertito le cose, cazzo. Qual è il logo Microsoft reale? Stavo guardando sulla mia barra delle applicazioni per vedere se c'era qualche logo. Ma se non sbaglio dovrebbe essere questo di... Era quello di destra. Qua ho sbagliato io, ragazzi. Vediamo Microsoft. Vediamo qual è. Caspita. Questo di Twitter, ragazzi, nemmeno
nemmeno stiamo qui a dirlo qual è quello corretto. Assolutamente quello di destra, ovviamente. Beh, ma proprio senza nemmeno pensarci. Che è sto logo smorto? Guardate che ha tipo tutte le ali fatte male. Che è sta merda? Quello della Pepsi. Io non bevo mai Pepsi e quindi non posso sapere qual è il logo reale. Caspita, non ne ho proprio la più pallida idea, raga. Non lo so. Proprio ragazzi, non ho idea. Vorrei dire quello di destra. E penso sia quello di destra, raga. No, è quello di sinistra, quello della Pepsi. Ma vaffanculo. No, fanculo, era quell'altro. Si vede che non bevo mai Pepsi. Pizza Hut, ragazzi. Pizza Hut, che cazzo è? In Italia non esiste Pizza Hut, quindi non posso saperlo. Quale cazzalora è adesso il logo di Pizza Hut? A me le mu. Sì, tu. Grandioso, le cose a muzzo riescono sempre. Fantastico. Qual è il logo di Instagram? Ma ragazzi, il logo di Instagram, io che sono un Instagrammer, cioè di quelli provetti, di quelli bellissimi, che proprio uso Instagram, che è il mio social networks preferito. Mi raccomando, seguitemi qui sul mio social networks preferito. E ovviamente quello di destra. Ok. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come along. Ho sbagliato. Vorrei tantissimo sotterrarmi in questo istante. Ma il logo di Instagram corretto era quello col puntino a destra. Seguitemi comunque e continuiamo. Forse la taglio questa parte, non lo so. Il logo reale di KFC. Che cazzo cambia? Non trovo le differenze. No, raga, non trovo differenze. What? Ah, le linee sul camice. Ma che cazzo ne so, raga? Ma che ne so qual è il logo originale di KFC? Ma non ne ho proprio la più pallida idea. Quello di destra? No! Quello di sinistra? Vaffanculo, non lo so qual è il logo di KFC. Quello della NASA? No! Non lo so. Qual è quello della NASA? Vediamo. Ragazzi, non ho idea. Non ho idea qual è quello della NASA. Però sto coso giallo fa veramente vomitare. Non penso che la NASA faccia sti loghi così da merda. Quindi penso sia quello di sinistra. La NASA non poteva fare un logo con sta cosa gialla così schifosa e puzzolente. Faceva proprio schifo. Il logo di MTV. Ma qui proprio senza pensarci assolutamente quello di destra. Meno male, raga. Vi giuro che ho avuto un attimo di ripensamenti. Gli ultimi due loghi. Qual è il logo corretto HP? Questo, quello di destra, ragazzi, senza ombra di dubbio. Ma proprio non ci penso nemmeno. E anche quello Adi... Oddio. Poi mi sorge il dubbio in questi loghi specchiati. In questi specchiati mi sorge un sacco il dubbio. Questo mi fotte come quello di Instagram, ragazzi. Vi giuro che questo mi frega tantissimo. Quale potrebbe essere quello dell'Adidas? Quello di destra o quello di sinistra? Non lo so. Non lo so, raga. Aiuto. Come faccio a poter capire qual è? Devo scrutare... Che devo scrutare? Non lo so. Ragazzi, non ho idea. Questa cosa mi sta mandando... Mi sta triggerando un sacco. Mi sta mandando in crisi in pappa il cervello. Qual è il logo corretto? Ma penso sia quello di sinistra, ragazzi. Vi prego, fate... È quello di sinistra. Sì! Tra l'altro 10 corrette su 15. Va bene, ragazzi. A me sta benissimo 10 corrette su 15. Ho sbagliato. Solo quella del KFC, quella di Instagram, che è stata veramente una figuraccia. Quello della Pepsi, ho sbagliato quello della Microsoft, quello del Burger King e basta sostanzialmente. Va bene ragazzi. Vi lascio il link in descrizione, ma non vi lascio un cazzo perché in realtà se poi andate a fare questo test andate a vedere quelle che ho già sbagliato e quindi rispondete correttamente. Quindi no, non ve lo lascio in descrizione perché non avrebbe senso. Piuttosto ditemi voi quale avete indovinato mentre guardavate questo video. Scrivetemelo nei commenti e vediamo se siete stati attenti e bravi tanto quanto me, che sono stato un esperto di loghi, tranne quello di Instagram che ho fatto veramente una figuraccia.
Quindi ragazzi, se il video è piaciuto come sempre invito a lasciare un bel pollice in su sotto a questo video. La maglia arancione mi piace come mister, in realtà mi sta molto bene. L'arancione mi dona. Fatemi sapere anche nei commenti se vorreste vedere anche nei prossimi video la maglietta arancione o volete il ritorno della maglietta gialla. Io nel dubbio qualche sondaggino su Instagram lo farò, quindi mi raccomando seguitemi su Instagram. Non perdete il video di domani assolutamente, perché sarà qualcosa di assurdo. La GPTEC è tutto, è ciao ciao.